è uno dei casi più terribili della storia della cronaca nera giapponese nella prefettura di Miyagi. Nell'anno 2000 la polizia di Miyagi si è resa conto di avere una cosa come più di 60 denunce per crimini a sfondo sessuale e tutti riguardanti purtroppo bambine tra i 3 e i 10 anni. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Di questo caso se ne è parlato veramente poco in lingua inglese, anzi, per essere sincero, non sono riuscito a reperire nessun articolo. Tuttavia, grazie all'aiuto di Claudia, Rom Tokyo One Way, sono riuscito a realizzare questo video. Il luogo dei fatti è la città di Sendai, nella prefettura di Miyagi. Nell'anno 2000, la polizia di Miyagi si è resa conto di avere una cosa come più di 60 denunce per crimini a sfondo sessuale e tutti riguardanti purtroppo bambine tra i 3 e i 10 anni. Vista la mole dei casi, la polizia ha subito iniziato ad indagare. Tuttavia, prima di raccontarvi in che modo questo criminale è stato acchiappato e discutere nei dettagli anche del processo e della condanna, vorrei andare ad analizzare con voi chi è la persona che si è macchiata di crimini tanto atroci. Il colpevole si chiama Masaki Takayama, nato nel 1975 nella città di Sendai. Sua madre era giapponese, mentre il suo padre era cinese. Il padre era uno chef che lavorava in un ristorante. Takayama ha avuto un'infanzia piuttosto normale, è andato alle elementari, ha frequentato le medie e non ha avuto nessun tipo di problema, pur essendo lui half, e ne abbiamo già parlato in passato in altri video in Giappone. Avere il sangue misto in Giappone talvolta può creare delle situazioni anche di disagio, ma forse un po' per il fatto che a Miyagi ci sono tante persone cinesi, per questo motivo molto probabilmente questo Masaki non ha ricevuto nessun tipo di discriminazione o atti di bullismo nei suoi confronti nel periodo in cui frequentava le scuole. Tanto che quando c'è stato comunque la fine delle medie e è usanza comunque in molte scuole giapponesi scriversi dei messaggi su alcuni quaderni a fine anno, anche un po' per ricordare il periodo trascorso assieme, e fanno anche in questi giornali, chiamiamoli così, delle specie di classifiche, e in questa classe avevano detto nel ranking delle persone che di lì a poco sarebbero diventate famose, avevano messo il nome proprio di Masaki Takayama al primo posto, mentre nel ranking delle persone che sarebbero diventate milionarie lo avevano indicato al terzo posto. Come potete vedere, quindi, questo ragazzo era ben visto dai suoi compagni e tutti si sarebbero aspettati da lui che avrebbe fatto grandi cose. Purtroppo, benché i compagni abbiano indovinato sul fatto che un giorno questo Masaki Takayama avrebbe goduto di una certa fama, purtroppo per questa terribile vicenda di cronaca, e infatti è diventato famoso proprio per i motivi sbagliati. Spostiamoci adesso alla fine delle medie, quando Masaki Takayama è entrato al liceo. Tuttavia, a seconda di quanto hanno riferito alcuni suoi ex compagni di classe, è diventata una persona che è diventata piuttosto introversa e ha iniziato a costruirsi come delle mura attorno a sé, richiudendosi in sé stesso. Sembrava vivere in un mondo a parte e non sembrava più avere contatti con il mondo che lo circondava, al punto che al secondo anno Takayama decide all'improvviso di interrompere gli studi. Sceglie quindi di lasciare la scuola dicendo che sarebbe partito di lì a poco per un viaggio, senza che nessuno abbia capito che tipo di viaggio, e da lì inizierà a vivere a casa dai genitori, assumendo il ruolo di virgolette nito. Sono quelle persone in Giappone che non trovano un lavoro e non cercano nemmeno di svolgere un certo tipo di baito, ovvero lavoro part time. Questi nito non studiano e non cercano nemmeno di conquistare delle skills particolari che potrebbero servire in un lavoro futuro. Tutto quello che fanno
è rimanere a casa, mantenuti dai genitori. In realtà si dirà che questo Masaki Takayama ha fatto questo perché la madre, che è morta prima che iniziassero i suoi disfatti, diciamo, aveva un'assicurazione. E quindi questo Masaki usava i soldi di questa assicurazione, soldi che appunto erano stati dati alla famiglia per il fatto che la madre era passata a miglior vita. Su alcune fonti ho trovato che questo Masaki era piuttosto violento, sia con la madre che con il padre. Ad ogni modo, la scintilla che sembra aver fatto scattare poi gli eventi futuri sembra sia accaduta verso il 1996. Mentre era al parco, infatti, Masaki ha visto una bambina di soli 10 anni. La giovane viveva non molto lontano da lui e stava portando a spasso il suo cane sulla riva del fiume. Masaki all'inizio la seguiva con lo sguardo e la trovava carina, come una giovane bambina delle elementari. Tuttavia, pian piano Masaki ha iniziato a seguirla e anche a parlarle. La bambina, mancando di malizia, le ha anche risposto e pian pianino hanno iniziato a instaurare una certa forma di relazione. Hanno iniziato a camminare insieme e chiacchierare. Intanto però Masaki aveva iniziato a guardarla con occhi che tradivano il suo interesse sessuale. Tuttavia non le fece nulla. Da quel giorno in poi Takayama ha capito che lui nutriva un interesse sessuale non per le donne della sua età, bensì per le bambine. Infatti Masaki si rende conto che avrebbe voluto allungare le mani proprio su questa bambina, ma si è trattenuto dal momento che quella bambina lo conosceva di vista e quindi c'era il rischio che sarebbe stato identificato subito dalla polizia. Purtroppo un giorno nel 1997 l'alcol romperà questo freno che Masaki era riuscito a darsi. Infatti, dopo aver bevuto con degli amici ed essersi separato da loro, sulla sua strada vedrà una bambina di circa 10 anni. Non sapeva chi fosse ed inizierà a parlarci. E anche qui la bambina accetterà di parlare con lui. Masaki la condurrà in un posto isolato dove ha iniziato a toccarle il seno ed il corpo sopra i vestiti. La bambina si è immobilizzata dal terrore. A questo punto Takayama non va oltre. Tuttavia questo sarà il primo di una lunga serie di crimini che questo Masaki commetterà. In seguito, infatti, Takayama continuerà a farlo, anche da sobrio. Il suo desiderio sessuale represso ormai aveva trovato il suo sfogo e per questo motivo continuerà ad attaccare bambine una dopo l'altra. Era arrivato persino a molestarne una o più alla settimana e il suo target erano bambine tra i 3 e gli 8 anni circa. Anche la natura di questi attacchi inizia purtroppo ad avere pian piano una vera e propria escalation. All'inizio infatti le palpeggiava sopra i vestiti, poi ha iniziato ad essere sempre più violento, arrivando persino a minacciarle di non parlare con nessuno di quello che era successo, altrimenti le avrebbe uccise o avrebbero ucciso la loro famiglia. Potete capire come queste bambine non solo erano traumatizzate dall'evento e dalla violenza subita, ma erano anche terrorizzate a confidarsi e a parlarne con qualcuno. Quindi ci sono state purtroppo molte bambine che non hanno mai confidato ai genitori quanto fosse successo loro, mentre altre hanno trovato il coraggio di parlare. E in altri casi sono stati invece i genitori che si sono accorti che la figlia aveva cambiato carattere e si era presentata strana e sono riusciti a saperne il perché e che cosa fosse successo loro. Nell'anno 2000, come vi raccontavo, la polizia di Miyagi si ritrova con ben 60 casi di denunce fatte da genitori di queste bambine e rendetevi conto che questi sono solo le denunce di coloro che sono riusciti a esporre denuncia, perché come vi dicevo prima molti casi non sono mai stati denunciati. La polizia di Miyagi a questo punto ha pensato, quando ha visto appunto questa mole di denunce per crimini a sfondo sessuale su bambine fra i 3 e i 10 anni, ha pensato che ci fossero nella città di Sendai più pedofili all'opera. Tuttavia da ulteriori indagini
quando hanno analizzato un po' tutte le denunce di violenze ricevute, ci si rese conto dalle testimonianze che vi era un modus operandi unico per tutti i casi. Quindi a questo punto la polizia si è focalizzata sull'idea che ci fosse un unico colpevole che attirava le bambine nei luoghi in cui la gente entrava e usciva dagli appartamenti o dai centri residenziali, successivamente le portava in luoghi deserti, abbandonati, come potrebbero essere ad esempio degli appartamenti vuoti, come sui corridoi o sulle scale, in particolare sulle scale antincendio, anche perché in quegli appartamenti dove vi sono degli ascensori, le scale molto spesso non sono utilizzate. E in più, dalle testimonianze, risultava che lui filmava il tutto con una videocamera digitale. Per questo motivo, la polizia inizia le indagini con l'idea che fosse sempre la stessa persona, e analizzando i luoghi dove erano avvenute tutte queste aggressioni hanno iniziato a mettere queste zone sotto controllo per poterle eventualmente catturare. Come potrete immaginare, in quel periodo non c'erano ancora tutte quelle telecamere che ci sono adesso. Tuttavia la polizia non si è data per vinta e si è data da fare, iniziando proprio dal luogo dove vi era stata l'ultima aggressione segnalata. La polizia sapeva che in quelle zone vi erano tantissimi bambini. Tuttavia Takayama non si è presentato quel giorno, ma alla polizia è arrivata una segnalazione da parte di alcune donne, le quali dicevano di aver visto un uomo sui 20 anni molto sospetto in un'altra zona. Quindi questi poliziotti, che erano in borghese, sono andati in questa zona e, una volta che si sono divisi in più squadre, verso le 14 hanno visto qualcuno di interesse. I poliziotti iniziano ben presto a disperdersi e a seguirlo in modo da non destare sospetti. L'uomo corrispondeva per età sui 20 anni, portava lo zaino e si comportava in modo alquanto strano. Andava e tornava continuamente sullo stesso posto e sembrava come se stesse cercando qualcosa, forse una bambina che gli piacesse magari. A un certo punto questo uomo salirà anche le scale di un condominio e mentre cammina su una di queste rampe passa proprio a fianco di uno di questi poliziotti in borghese che si era postato lì proprio per controllare. A quel punto il poliziotto gli si avvicina e lo raggiunge. Gli dichiarerà quindi di essere della polizia e gli chiese che cosa stesse facendo lì. L'uomo risponderà ben presto che stava cercando l'appartamento di un amico. Questo poliziotto dirà a un uomo: molto bene, verrò con te. E quindi gli chiede a che numero abita. Quell'uomo altri non era che Takayama e, come potrete immaginare, non conosceva il numero perché non vi era proprio nessun amico che stava cercando. Lui, infatti, era alla ricerca di una nuova preda, una nuova vittima per poter soddisfare i suoi desideri. Takayama non conosceva nemmeno il nome dell'amico perché quell'amico non esisteva e per questo motivo il poliziotto inizierà a insospettirsi sempre di più. Takayama sceglierà di non condividere nemmeno le sue generalità col poliziotto. A questo punto arriveranno anche gli altri poliziotti in borghese e inizieranno a fargli ulteriori pressioni. Tra l'altro, le immagini in cui questo uomo veniva interrogato da questi poliziotti in borghese sono state anche riprese dalla Fuji TV e qua vi lascio alcune immagini. In queste immagini possiamo vedere come Takayama sembrava prendere proprio un atteggiamento di sfida nei confronti di questi poliziotti e quando si vede appunto con tutti questi poliziotti attorno a lui inizierà a gridare aiuto, aiuto. Successivamente si calma e dirà che non ha una buona opinione di loro e inizia a dire: uno, voglio chiamare il mio avvocato. E la polizia gli ha detto: non ci sono problemi, sei liberissimo di chiamare il tuo avvocato. Successivamente dirà di non avere alcuna intenzione di parlare con loro. Punto 3, non avete alcuna ragione di fermarmi, violate la mia privacy. Cosa faccio? Dove cammino? Dove vado? Sono affari miei. Sostanzialmente quello che Takayama ipotizzava, non sapendo che la polizia aveva già iniziato a fare delle indagini proprio sul territorio, quando è stato fermato era stato colto di sorpresa dal momento che erano più di 3 anni durante i quali lui non era mai stato fermato da nessuno per i suoi crimini, al che
Takayama si allontana, inizierà anche a piovere e sceglierà di entrare anche in un combini, sempre con quel poliziotto che aveva incrociato all'inizio. Gli altri poliziotti invece erano un po' tentennanti nel seguirlo, di prelevarlo o di arrestarlo in quel modo, e quindi hanno fatto andare in una macchina con i vetri fumé una delle vittime di questo Takayama per fare un riconoscimento. E quindi, dal momento che i due erano ancora sulla strada, hanno fatto avvicinare la macchina e la bambina da quella vettura poteva vedere fuori, ma chi era fuori non poteva vedere che vi era all'interno di quell'automobile. La polizia chiederà alla bambina se riconosceva quell'uomo come il suo aggressore e lei ha risposto: non ci sono dubbi, è proprio lui. A quel punto la polizia lo ha arrestato e portato via. La polizia gli sequestrerà lo zaino, lo aprirà e al suo interno troverà una telecamera, una camera digitale e una lotion che utilizzava come lubrificante durante questi suoi attacchi. Successivamente la polizia si recherà anche nella casa dove questo Takayama viveva. All'interno del suo alloggio troveranno decine e decine di cassette dove si vedranno più di 45 bambine in questi video. Nel 2002 si aprirà il processo a Takayama Masaki e, malgrado abbia fatto delle violenze a così tante bambine, verrà processato solo con 11 capi di imputazione e 10 delle 11 bambine erano anche nei video che aveva girato. Io, ragazzi, non so se hanno fatto solo questo per avere la pena sicura. Tuttavia, i capi di imputazione sono stati 4 per tentato stupro, 5 per reati a sfondo sessuale, dove Masaki non ha avuto dei rapporti completi, ma si è fatto fare magari del sesso orale o altro, e 2 imputazioni di stupro che hanno portato a lesioni gravi. Inoltre, i reati di questi 11 capi di imputazione sono stati commessi tra il marzo del 1999 e il primo agosto del 2000. Quindi potete capire come in questi capi non rientrino nemmeno quelli precedenti a questo lasso di tempo. Takayama, quando è stato arrestato, ha negato una qualsiasi colpevolezza. Tuttavia, durante il processo dirà di non ricordare più nulla e l'avvocato sosterrà che soffriva di una diminuita capacità mentale. Ovviamente questo non era chiaramente vero, dal momento che questo piano con cui lui riusciva a far cadere queste sue prede nelle sue trappole erano stati ben organizzati, ben orchestrati. Lui era lì con un intento e con un piano preciso e sapeva bene come conquistare la loro fiducia. Ad esempio, lui diceva loro: aiutami, non trovo più il gatto, aiutami a cercarlo. Oppure: mi è caduto un libro con una copertina rossa, non riesco a trovarlo, mi aiuti. Oppure diceva loro: hai visto magari una ragazza con una maglietta nera? Insomma, questo Takayama sapeva sempre quali scuse utilizzare e se le preparava prima. E in più cercava proprio i posti che sapeva non sarebbe venuto nessuno a disturbarlo. E poi magari arrivava persino a prepararsi la telecamera, eccetera eccetera. Quindi potete capire come c'era tutta una precisa e meticolosa preparazione prima dei suoi attacchi ben mirati. Quindi potete capire come l'ipotesi che Masaki non sapesse quello che stava facendo era sostanzialmente infondata. Per questo motivo gli è stato dato l'ergastolo. L'ufficio del pubblico ministero, appunto, lo ha condannato a questa pena, affermando tra l'altro in una dichiarazione che questo è un crimine subdolo e senza precedenti nella storia dei crimini sessuali giapponesi. Tra le altre cose, lui durante il processo andrà anche sulla sedia a rotelle e non parlerà per tutto il tempo, evitando di rilasciare una qualsiasi dichiarazione, facendo appunto la parte del malato. Potete capire questa persona quanto era codarda, vigliacca e meschina. Ad ogni modo, nel marzo del 2002 il tribunale distrettuale di Sendai ha respinto categoricamente la mozione della difesa, dicendo appunto che non vi era alcun sospetto che Masaki soffrisse di schizofrenia o qualsivoglia disturbo mentale, sulla base dei risultati delle valutazioni dei medici, e per questo motivo ha emesso questa condanna per ergastolo. L'imputato, tuttavia, nel maggio del 2004 ha fatto ricorso e il suo avvocato ha detto che per una persona senza precedenti penali e che non ha fatto un crimine sessuale che ha portato a un decesso, era insolito che venisse data una pena così grave. Io, ragazzi,
sono sicuro che questa frase di questo avvocato avrà fatto arrabbiare molti di voi, ne sono certo. Ditemi che cosa ne pensate, perché io, ragazzi, quando ho sentito queste parole mi sono venuti dei brividi. Guardate, mi fa talmente arrabbiare che non riesco veramente a esprimere un giudizio. Sappiate solo che questa storia mi fa molto arrabbiare. Io quando tratto di questi casi cerco sempre di tenere il sangue freddo, raccontarvi la storia e non sbilanciarmi troppo, ma questa storia mi fa troppo troppo arrabbiare. E andiamo avanti. Ad ogni modo, fortunatamente la Cassazione gliel'ha confermato. Durante questo processo l'identità delle vittime minorenni e i danni che hanno subito è stato tenuto, come potete immaginare, tutto privato. Non sono mai stati rilasciati i nomi appunto di queste vittime per tutelare, come potete immaginare, queste ragazze. Tuttavia, si è saputo che alcuni di loro hanno subito dei danni tali che gli era stato asportato parte dell'intestino e avevano dovuto applicarne un artificiale, e a una o più ragazze è stato asportato addirittura l'utero, e quindi queste ragazze non avranno nemmeno modo di poter avere figli. E ci sono addirittura delle ragazze che non sono più riuscite a camminare normalmente per via di questi attacchi e queste violenze subite. Quindi, ragazzi, potete capire come, oltre a questo trauma psicologico, molte di loro hanno avuto anche delle ripercussioni a livello fisico che si porteranno dietro, purtroppo, per tutta la vita. Per questo motivo molte persone si sono indignate per il fatto che la pena sia stata troppo lieve. Molte di loro infatti avrebbero voluto la pena di morte per Masaki Takayama, perché quando in Giappone si ha un ergastolo, se si rispettano alcuni punti, c'è la possibilità di uscire di galera sotto libertà vigilata, e queste condizioni possono realizzarsi nel momento in cui l'imputato trascorre più di 10 anni in galera, dimostrerà di provare rimorso per le proprie azioni, dovrà dare la disponibilità per la sua riabilitazione e una serie di altri parametri che devono essere soddisfatti per poter far sì che questa persona esca di prigione. Quindi comunque, anche se queste persone diventano virgolette liberi, sono comunque in una posizione piuttosto precaria, cioè devono comunque continuare a garantire la possibilità di essere visionati, saranno seguiti in modo che non finiscano per macchiarsi nuovamente di nuovi crimini, come abbiamo visto comunque succedere più volte anche per altri criminali qui su questo canale. Però in ogni caso la cosa incredibile è come una persona del genere, se per caso riuscisse a tenere questo comportamento impeccabile, avrebbe avuto la possibilità di poter uscire di galera in 10 anni. Io la trovo una cosa veramente assurda, anche solo a pensarci mi vengono i brividi. Questo caso è avvenuto più di 20 anni fa, adesso le regole sono un po' cambiate e la possibilità di poter soddisfare questi diciamo requisiti è stata posticipata sempre più per i criminali che hanno ricevuto l'ergastolo. Dal 1977 all'88 dovevi aver fatto almeno 16 anni in galera, dall'89 al 96 dai 18 ai 20, dal 97 al 2000 circa 21 anni, dal 2001 al 2003 circa 23 anni, dal 2004 25 anni e 10 mesi, dal 2005 27 anni e 2 mesi, dal 2006 25 anni e 1 mese e dal 2007 30 anni e 10 mesi. Quindi nel caso specifico di Masaki Takayama, lui potrebbe uscire con libertà condizionale superati i 56 anni, dal momento che lui ha iniziato a scontare la sua pena quando aveva all'incirca 26 anni, ma comunque molto probabilmente questo uomo non uscirà mai di prigione. La cosa che più forse mi fa arrabbiare di questo caso è che lui, mentre è in prigione, ancora finge, perché secondo me finge, di fare il malato. E infatti ci sarà anche un detenuto che era con lui nello stesso carcere, che dirà che quando ci sono delle guardie, o qualcuno che infatti dirà che quando vi erano le guardie, lui impersonava la parte di quello che non riusciva a camminare bene, faceva lo storpio o quello che non riusciva a comprendere quello che gli stava succedendo attorno, mentre quando non vi era nessuno che lo controllava, era un normalissimo detenuto. E questo testimone ha anche aggiunto che se questo Masaki Takayama fosse stato rimesso in libertà, sicuramente sarebbe ricaduto nuovamente negli stessi crimini, dal momento che quando erano lì insieme a vedere la televisione, ad un certo punto è apparsa in TV una bambina, e la prima cosa
che Masaki ha detto quando ha visto questa bambina è stato una cosa estremamente volgare che sinceramente non mi va di ripetere. Questo però è la prova lampante di come questo Takayama non abbia nessun tipo di rimorso e nemmeno la voglia di riabilitazione, eppure spera di essere trasferito in un istituto psichiatrico. Ad ogni modo, ancora oggi, Masaki Takayama si trova attualmente nella prigione di Chiba. Ragazzi, questo era il caso di oggi, un caso estremamente triste che ci fa riflettere sulla incolumità dei bambini e di come possano essere prede facili per persone malate, proprio come questo uomo. Ed è stato un caso che ovviamente ha scosso l'opinione pubblica. Ragazzi, a me sorprende davvero come ci siano dei bambini che vengono lasciati andare a scuola da soli, e gli viene fatto prendere il treno, anche addirittura fare norikae, quindi cambiare il treno in città magari trafficate come quella di Tokyo. E è vero che se da una parte è bello come il Giappone sia un paese sicuro e ci si possa fidare, io devo dire che anche alla luce di storie di cronaca come queste avrei veramente paura a lasciare questa libertà a dei bambini magari delle elementari, perché basta un attimo che tutto cambia, e non cambia solo la vita di questi bambini ma la vita dell'intera famiglia oltre che della comunità. Io veramente sono davvero curioso di sapere che cosa ne pensate di questa pena, di cosa ne pensate di questo Masaki Takayama. A me veramente questo caso ha fatto letteralmente gelare il sangue, e in ogni caso io vi ringrazio per essere stati con me e aver scelto di vedere questo video. Di questo caso mi piacerebbe veramente trattarlo in una live e parlarne più approfonditamente, anche magari con Claudia, perché è interessante davvero dal punto di vista anche della sicurezza in Giappone e di fino a che punto magari dei genitori possono lasciare delle libertà ai propri figli o quando dovrebbero tenerli più sott'occhio, anche alla luce di queste persone così malate e così pericolose, che purtroppo anche fosse una in un milione, anche vostro figlio è uno, è unico al mondo, quindi diciamo che è una linea veramente sottile tra il Giappone è un paese sicuro, fidiamoci, lasciamoli vivere indipendenti e crescere, e una tragedia come quella che ho raccontato in questo video. Io vi saluto e spero di vedervi al prossimo video. Ciao.